Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con Daniel Feyer, il nostro doppio diamante, che ci darà dei consigli utilissimi per far crescere il nostro business molto più in grande e molto più velocemente. So Daniel, which kind of tips can you give us tonight? Which advice on how to grow our business faster and bigger? That's a really, really good question, Elisabetta. So first of all, you can hear the people clap, and you know that we are at the location right now with Mark McDonald launching Zen Project 8. Questa è una buona domanda, ragazzi. Come potete sentire negli applausi, siamo qua nella location questa sera dove Mark McDonald ha appena lanciato il suo Zen 8 Project, un progetto eccezionale. We're really, really excited, and we miss you here. So next time, make sure you show up at the event, because 80% of success is just showing up. Noi siamo veramente entusiasti e mi raccomando ragazzi, non mancate al prossimo evento, perché l'80% del successo del nostro business si basa sugli eventi, su partecipare agli eventi, su essere presenti. And while we were sitting at the event, I checked on my phone and there was an email coming in for the Jeunesse Europe incentive trip for September this year. We're going to Dubrovnik in Croatia. E mentre ero seduto alla convention è arrivato in quel momento, ci ho guardato il mio cellulare, un'email con il nuovo incentive, si andrà tutti in Croazia. And this is a very, very special promotion, and that's why I want to give you some strategic tips on how to qualify. Questa è veramente una promozione fantastica, e per questo Daniel ci darà alcuni consigli strategici per qualificarci. And before I go into this, first I want to talk to you about a quick concept which is called qualify for everything. E prima di andare in dettaglio su come qualificarsi per la promozione, vuole darci alcuni concetti, alcuni consigli su come qualificarsi per qualsiasi cosa, che sia un rank, che sia un viaggio, che sia una promozione. See, promotions are not only to get you, in this case, to Croatia, but it's also and especially to build the business and to thrive the volume. Esatto, promuovere non vuol dire solo qualificarsi in questo caso per la Croazia, ma anche per raggiungere dei rank, per far crescere in maniera esponenziale il volume della nostra struttura. But like everything in network marketing, people will do what you do. They will not only do what you say, but they will do what you do and what they see you doing. E come in ogni cosa, anche nel network marketing, la gente farà quello che tu farai, non quello che tu gli dirai di fare. Bisogna dare l'esempio. So many years ago I learned from Jim Rohn personally that you have to qualify for everything all the time. Molti anni fa ho imparato direttamente da Jim Rohn, che è il padre, ragazzi, del network marketing, che è importante qualificarsi per ogni cosa. He told me back then, Daniel, if there is a sports bag you can qualify for, and even if you don't need the sports bag, you go qualify for it, because like that you inspire all the other people to take action and qualify for the promotion. E gli ha detto Jim Rohn ha detto a Daniel, anche se c'è in promozione una borsa sportiva, devi andare e qualificarti per quella, perché sarai l'ispirazione a altre persone per qualificarsi per la stessa promozione. And one of the most influential people in the world, which is Tony Robbins in the personal development industry, he once asked the billionaire what would be his one tip for success in life. E Anthony Robbins, probabilmente il più importante influencer nello sviluppo personale, ha fatto una domanda a un milionario se dovesse dare un solo consiglio. And he said, proximity is power. E lui adesso ha detto che la prossimità è la vicinanza è potere. So proximity means who's around you, who do you surround yourself with? E la vicinanza è da chi ti circondi, chi è vicino a te. And we always knew already that that whoever is in your surrounding is influencing who you are and where you're going in life. E sappiamo di già che chiunque sia vicino a noi ci influenza nella nostra vita e dove andremo nel nostro cammino. They say you're the average of the five person that you spend the most time with. Dicono che siamo la media delle cinque persone con cui spendiamo più tempo. So if you're around successful people, guess what? You're gonna be successful. Quindi se ci circondiamo di persone di successo, immaginate che cosa? Avrai successo. And if you're hanging around in Croatia with successful people of Jeunesse, all achieving the promotion, you're gonna be successful even more in your business. E se ti qualifichi per la promozione in Croazia, dove ci saranno tutti i top leader, quindi sarai circondato di persone di successo, avrai ancora più successo. And like I said in the beginning, 80% of success is just showing up. So you want to be sure you qualify for everything, you use proximity, and you show up to
to go up. E quello che diceva prima, l'80% del successo è basato sul esserci, essere presenti agli eventi, qualificarsi e la prossimità con le persone attorno a te, la vicinanza. So this promotion is really special because it's a very short promotion, it's only 8 weeks to qualify. Questa promozione è speciale perché sono solo 8 settimane per qualificarsi, abbiamo solo 8 settimane. So normally travel promotions go 5 months in jeunesse. Normalmente una promozione in jeunesse dei viaggi dura 5 mesi. So what you need to do in order to qualify is you need travel points. Quindi per qualificarsi abbiamo bisogno dei travel points. It starts with 225 travel points to be a part of the trip. Parte con la 225 travel points per qualificarsi per questo viaggio. And if you want to qualify for everything, the biggest voucher and two people and the full package, then you need 500 travel points. E se volete qualificarvi per tutto, quindi due persone ospiti, avere il viaggio, avere tutti i bonus, gli incentivi, sono 500 travel points. So it's between 225 and 500. All in between, there's a whole scale of rewards on how to get there. Quindi fra 225 che è il minimo e 500 che è il massimo, ci sono una serie di gradini dove ci sono sempre degli incentivi diversi fino ad arrivare al massimo. So as I learned qualify for everything, I already decided I will qualify, and I decided to qualify with a maximum, not the minimum. So 500 points is my goal. And I'll tell you how I'm going to do this. E visto che ho imparato, bisogna importante qualificarsi per ogni cosa, ho già deciso che mi qualificherò per questo viaggio e mi qualificherò con il massimo. Non ho mai pensato al minimo, ma direttamente al massimo. So when you sign up somebody, it is very important that you help them to sign up with the right package. So the bigger the package it is that they sign up with, the more travel points you're going to get. Quindi è importante quando iscrivete qualcuno, a parte spiegargli perché è importante entrare con un pacchetto grande, ricordatevi che più grande il pacchetto, più travel points voi otterrete. And I love the way the promotion is set up because it really helps people understand and give them one more reason why to sign up big. E questo perché amo così tanto come le promozioni, anche i pacchetti sono strutturati, perché fa capire alle persone che c'è un vantaggio in più a scrivere con un pacchetto grande, c'è anche la promozione dei viaggi. Yeah, because many times when groups don't thrive, when groups don't have lots of volume and people are not making a lot of money and a lot of success, we find that just all of them have started on a basic kit and it's just too little volume to really take off. E abbiamo scoperto che quando normalmente un gruppo, un team ha difficoltà a creare, a generare volumi importanti o a crescere, è perché sono tutti partiti con pacchetti basic, pacchetti minimi, e lì è difficile creare, andare veloci, creare business, un grande business. So if you want to qualify for Croatia, you make sure you sign up people at least on an ambassador kit. E quindi se volete qualificarvi per la Croazia, ma volete anche partire il piede giusto, il vostro business, assicuratevi di iscrivere le persone come minimo con un ambassador. Because starting from an ambassador kit, it gives you 25 travel points for just a single sign up. Perché iscrivere una persona con l'ambassador vi dà già 25 travel points per una singola iscrizione. And then of course there's a whole list. I mean, you get 5 points for basic and then 10 and 15 and all the way. You can check it in your back office. Ovviamente c'è una lista, c'è il basic che ha 5 punti, l'altro 10 e via così, lo potete vedere nel vostro back office. Okay. So my personal goal, and yours might be different, but my goal is to get 500 travel points. Quindi il mio target personale, il mio obiettivo personale è, il vostro può essere differente, di arrivare a 500 travel points. So now I know 8 weeks for, if I do this with ambassadors, I would need 20 ambassador kits in 8 weeks. Yeah. That's very hard. I don't know if I will do this. I don't even know if I can do this. So I need to get a little bit fancy. Quindi se penso che devo fare in 8 settimane 500 travel points, l'ambassador me ne dà 25, vuol dire 20 ambassador, e non so se posso farlo, quindi mi serve un po' di fantasia. So the first trick that I have is... Quindi il primo trick, il primo special move. La prima mossa che farei, scusate, il primo segreto, esatto. Is immediately in Amsterdam I purchased the new Envy Zen Project 8 combo package. Prima cosa, da Amsterdam ho comprato immediatamente il pacchetto Envy e Zen, il pacchetto combo. And I recommend for you to do the same immediately, and here's why.
e vi consiglio di fare anche voi la stessa cosa, comprarlo immediatamente e adesso vi spiego perché. Because it's gonna give you a 2x travel bonus multiplier. Perché vi raddoppia i travel points delle nuove iscrizioni. So you just go in your back office, you click on shop, event packages, and you buy the big NV combo pack or also just the single packs, but it needs to be the big one, and it's gonna give you a 2x multiplier. Quindi prima cosa andate nel vostro J Office, eventi pacchetti, comprate il combo o l'altro NV, però il più grande che vi dà il doppio dei travel points sulle nuove iscrizioni. Exactly. So now you sign up someone on an ambassador kit, now it's not 25 points but 50. Quindi adesso iscrivete qualcuno con l'ambassador e non prendete 25 travel points, ne prendete il doppio, 50. Now for my personal plan, now I'm already down to only 10 enrollments on an ambassador kit in average in order to qualify at the maximum level. Quindi per il mio piano personale per arrivare al massimo livello Croazia 500 travel points, sono già scese da 20 ambassador a 10 perché moltiplico i punti. Now it depends on what kind of packages your market offers, but I think do you guys have a bigger package than the ambassador, or is this the biggest package? No, we have bigger. You have bigger packages as well, so that's what I wanted to hear. So when you get with a bigger pack, you can even get 35 travel points, or even in some markets 40 or 45, depending on how big the package is. So that might help you to reduce even more, and you might qualify for the maximum level at maybe only 6 or 7 enrollments. Esatto, ci sono i pacchetti sopra l'ambassador, che ovviamente è sui 1000 euro, ci sono dei pacchetti che danno ancora più travel point, 35, 50, e quindi questo vuol dire che raddoppiandoli magari arriviamo a 70, a 100 punti, e quindi scende il numero di persone da iscrivere con i pacchetti grandi per qualificarsi per il massimo, per i 500 travel points, con tutti i benefits completi. And then lastly, you always want to watch out during the period if there are certain packages that are going to give you points just for buying it yourself, because in Amsterdam the packages, I know it gave me another 25 travel points just for buying it. E un'altra cosa dovete tenere sotto controllo, alcuni pacchetti come ad Amsterdam, alcuni pacchetti ci davano personalmente a noi che li acquistavamo dei travel points, e questi pacchetti ogni tanto escono, quindi teneteli sotto controllo, perché solo comprandoli voi stessi usando il prodotto potreste avere dei travel point aggiuntivi. So here's what I want you to be aware of. Imagine you're not prepared, you just kind of hear, oh, there is a travel promotion, it's going to Croatia, and maybe you'll find out in the middle of the month. E voglio che siate preparati, provate a pensare a questo. Magari non siete ancora pronti, vi trovate nel mezzo del mese, dovete dire vogliamo andare in Croazia. And then maybe you think about, that's interesting, I have to go check what I have to do. Ma magari pensate, beh, interessante questa cosa, ma devo prima controllare cosa devo fare per qualificarmi. And then people look in, maybe 5 weeks before it ends, you know, next week, they look inside and they look and they see, oh wow, I need 225 to 500 points, wow, that's too hard, I cannot make it. E quindi magari molte persone la controllano quando mancano 5-6 settimane, vedono cosa c'è da fare, dicono, ah, manca, ci vogliono fare 225 e 500 travel points, no, è troppo difficile, non lo faccio. Because they're saying, wow, even if it's a low level, 225, even if it's ambassador, says 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 enrollments on ambassador, wow, that's too hard, I won't make it. E quindi pensano, ma anche se il livello più basso è 225, quindi cosa vuol dire fare 9 ambassador? Dico no, è troppo difficile, non lo faccio. And I agree, like that, it's too complicated. E sono d'accordo, così è complicato. So that's why you have to be prepared. You need to know all the tricks, you need to see all the packages, you need to purchase the double travel points, you need to sign up people with the high packs, and you need to go for it and focus on it, and then it becomes very easy. E per questo dovete essere preparati, dovete conoscere i segreti, dovete controllare sempre quali pacchetti escono che vi danno travel points, dovete prepararvi un piano e avere focus, e così è molto più facile. See, the crazy part is some people say, well, it's impossible to qualify, and then there are other people, they get into the business and within 3 days they're already fully qualified. È la cosa pazzesca, alcune persone pensano che è impossibile qualificarsi, invece ci sono altre persone che in 3 giorni entrano nel business e riescono a qualificarsi perché sono focalizzati. Yes, and also they get in, okay, I'm gonna go to Croatia, so they buy the pack, they have the multiplier, they enroll 4 or 5 people on the biggest package, boom, they're already there. E perché sono quelle persone che entrano e dicono, ok, io vado in Croazia, prendo il pacchetto che mi fa moltiplicare, iscrivo solo con l'ambassador e sono già arrivati ai punti necessari. Yes, so as you're watching this, you might realize, okay, if you know and if you focus on it, then you can make it. Quindi se state guardando questo video, adesso magari potete realizzare, state
realizzando che se conoscete come fare, potete anche farlo. But the difficult thing in network marketing is most people don't know. They don't get the information. By the time they find out, it's already over. Ma il problema del network marketing è che spesso le persone non sanno le notizie e nel momento che vengono a conoscenza è già troppo tardi. And that's where you step in as the leader. Ed è lì dove voi intervenite come leader. One of the most successful things I ever did for my business was a 90-day run. Una delle cose in cui ho avuto più successo, ho portato successo nel mio business, è stata una corsa dei 90 giorni. It was a moment in my life where, in fact, it was only 55 days, where I jumped 6 ranks in the compensation plan. È stato un momento della mia vita in cui ho fatto questa corsa, che poi è veramente durata 55 giorni, dove ho fatto il salto e ho saltato 6 rank. We created so much volume, it wasn't even real. Abbiamo creato così tanto volume che sembrava irreale. And the way we did it is by selling a particular package to every single one in the organization and to use this as a chance for all the prospects to get in. E come l'abbiamo fatto? Vendendo un pacchetto speciale a ogni singola persona che era già nel team e usando questo pacchetto per tutti i nuovi prospects, le nuove iscrizioni che entravano nel team. And I see an opportunity like that coming up again and again and again and again. And right now we have one. Right now we have a very special package with very special benefits. And the opportunity is right here for you to grab. E ho visto un'opportunità come quella che ho colto io presentarsi ancora, ancora, ancora. E proprio in questo momento abbiamo un pacchetto come quello, tipo quello che ho utilizzato io, proprio in questo momento, con dei benefit speciali e con dei vantaggi. Yes, but probably by simply announcing the package and putting it live in the back office, you have realized this did not make your business explode. Ma probabilmente semplicemente annunciando c'è un nuovo pacchetto nel vostro J-Office, non è che ha fatto esplodere il business o il volume. What you need to do is you as a leader, you need to understand the vision on how this particular opportunity can take your business to a whole nother level. Quello che devi fare come leader è capire, avere la visione per capire come questo pacchetto può portare il tuo business completamente a un altro livello. So we already know that there's a ton of benefits in the package. Sappiamo di già che ci sono un sacco di benefici nel pacchetto. All the benefits regarding the travel promo, we just discussed that in detail. Tutti i benefici legati alla promo viaggi, di cui abbiamo parlato poco fa in dettaglio. In this individual case now we even have the brand new NV product and the brand new Zen Project 8 product for you to purchase and be delivered first hand to your door. E soprattutto in questo caso abbiamo un pacchetto con i nuovi prodotti LenV e i nuovi prodotti della linea Zen ed essere fra i primi a cui verrà consegnato a casa. You have an amazing price. Abbiamo un prezzo fantastico, veramente di favore. And you're going to be the first person being able to work with these new category creating products. E sarà la prima persona che potrà lavorare e condividere questa nuova categoria di prodotti. Now what's missing is that this information that we all now share with each other, quello che mancava adesso è questa informazione che stiamo condividendo, that it gets shared with everybody in your team and everybody of your prospects, that this is the best time to get in the business. E questo è l'informazione che va condivisa con tutte le persone nel team e con tutte le persone, i prospects, le persone che vorrebbero entrare, i nostri contatti, che questo è il giusto momento per entrare in questo business. And about 4 years ago I had a very, very similar situation. When I saw the package I was thinking, my God, everybody needs to buy this package. This is going to be amazing. E 4 anni fa mi sono trovato in una situazione. Avevo questo pacchetto e ho pensato, oh mio Dio, tutti devono prendere questo pacchetto, è eccezionale. And I told everybody, just like I'm telling you right now. E l'ho detto a tutti, come lo sto dicendo a voi già in questo momento. And nothing happened. E non è successo niente. And I couldn't understand because everybody I personally spoke to, they purchased the package. E non capivo perché ogni persona a cui parlavo personalmente, che chiamavo, comprava il pacchetto. Like, how can you be in Jeunesse and not be among the first to buy NV, Zen Project 8, get double travel promo multiplier, and be like at the forefront and lead towards, like, how can you not buy the package? I don't get it. E non capivo perché come fai a essere in Jeunesse e non voler essere fra i primi a comprare un pacchetto che ti dà tutti i prodotti per primo, che ti dà doppio travel points, ti permette di cominciare con i nuovi prodotti prima degli altri. I mean, it's like a no-brainer, because when you have, even if you don't, let's say, even if you don't have the money, in the moment you get the product, everybody is buying it because they can't get it nowhere.
Esatto, anche se non hai soldi, nel momento che ricevi il pacchetto, tutti lo compreranno da te perché non ci sono altri posti dove comprarlo. Every single day people are asking me for Envy and every single day I say no, I'm not gonna give it to you. Ogni giorno ci sono persone che gli chiedono l'Envy e ogni giorno lui gli dice no, non te lo do. So, back then I had the same vision, everybody needs to buy the package. E allora, quando ho fatto io la corsa, avevo la stessa visione e dicevo tutti devono comprare questo pacchetto. But it seemed like nobody understood what I saw. Ma sembrava che nessuno capisse quello che io avevo visto. And then I was very fortunate because God put me in a very good situation. E poi sono stato veramente fortunato perché Dio mi ha posto nella giusta situazione. We had to drive to a meeting in the car and I had four of my leaders in my car and we were driving to the meeting. Stavamo andando in un meeting in macchina e avevo quattro dei miei leader in macchina con me. And I told my guys, I'm sorry, I have no time for small talk. I need to tell people in my team about this package because everybody's buying it. It's amazing. E ho detto ai miei leader, scusate ragazzi, non ho tempo per parlare, devo chiamare tutte le persone del team e dirgli parlare di questo pacchetto perché è fantastico. And so I picked up the phone, I called a friend of mine, her name's Uta, and I told her on the phone everything I just told you, like all the benefits and what's amazing and that she has to buy it because there's only limited supply. E ho fatto proprio questo, ho chiamato questa mia amica Uto e l'ho spiegato tutti i benefits, perché doveva comprarlo e perché oltretutto era limitata l'offerta. Yeah. And she said, oh my God, I didn't know all of this. E le metto, oh mio Dio, non sapevo niente di tutto questo. And she said, so how am I going to buy this now? E detto, come faccio a comprarlo adesso? And I said, well, you know what, if you want, just send me your credit card on WhatsApp, I'll buy it for you, don't worry. E io ho detto, non ti preoccupare, lo vuoi, mandami la tua carta di credito e lo compro io per te. And she said, of course, I'm going to send it to you now. E le metto, certamente, te la mando subito. And that's it. E così è stato. And after the phone call, I was about to call the next person because I did that next. I was like everybody bought the package. E dopo quella telefonata ero già pronto a fare la prossima telefonata e poi quella dopo ancora perché tutti dovevano volere questo pacchetto. Because I simply knew all is missing. The people don't have the information. If everybody knew, so many people would buy. Perché sapevo che l'unica cosa che mancava, che le persone non erano informate. Una volta che fossero state informate, l'avrebbero voluto assolutamente comprare. So the guys around me, they stopped me. They're like, Daniel, hold on one second. Quindi i miei leader, ma che da con me, mi ha detto Daniel, fermati un secondo, aspetta un secondo. We just understand what you mean. Everybody is buying it, we just need to explain them why. Gli hanno detto, Daniel, abbiamo appena capito cosa volevi dire. Le persone lo vogliono comprare, bisogna spiegargli il perché, il vantaggio. So we started to strategically look at the lines of everybody and started at the bottom, at the lowest person, the newest person, and called up the person and say, hey, welcome at Jeunesse, you know, welcome to your business. There's some super exciting news. We need to share this with you. E così l'hanno fatto, hanno guardato le gambe, sono partiti dall'ultima persona entrata, l'hanno chiamata e ha detto benvenuto in Jeunesse, abbiamo delle fantastiche news, delle notizie eccitanti che dobbiamo condividere con te. We just want you to have all the best information to be perfectly positioned to build your business. Vogliamo darti tutte le informazioni più importanti perché tu ti possa trovare nella situazione giusta per costruire il tuo business nel modo giusto. And we explain them the package and the benefits and we ask them if they want to jump on board and buy it, you know, just like we did. E abbiamo spiegato i benefits, i vantaggi del pacchetto e abbiamo chiesto se volevano comprarlo per avere tutti i vantaggi come abbiamo fatto noi. And then they said yes, and then we called the person above, the sponsor. E dopo che hanno detto sì, hanno comprato il pacchetto, abbiamo chiamato la persona un livello sopra, poteva essere anche lo sponsor. And then we said, hey, did you already buy the package? E gli abbiamo detto, ehi, hai già comprato il pacchetto? And they're like, no, not yet. E la persona, no, non ancora. And I said, I can't believe it, your downline already bought the package. E noi dicevamo, non possiamo crederci, la tua downline l'ha già comprato. Check your back office, come on, look, you already got 500 more points or 1,000 more points. Controlla il tuo J office, hai già 500 punti o 1,000 punti che ti so sono saliti. So they look inside and they're like, oh my God, I have 500 new points. Quindi controlla e dicono, non ci posso credere, ho 500 punti in più. Said, exactly, because I just talked to her, she went crazy, she immediately bought it. Let me tell you now about the benefits from this package. Esattamente, perché ha capito i benefits, ha capito il vantaggio e l'ha comprato. Adesso fammi spiegare a te il vantaggio di comprarlo. And then next. E via così, salendo sempre. And after we did this, only the first day, we had like, I don't know, 13, 14, 15 people that purchased the package. E facendo così, solo il primo giorno, non si ricorda, 13, 14, 15 persone a comprare il pacchetto. And then we made a conference call only with the leaders. E poi abbiamo fatto una conference, solo una chiamata in conferenza, solo con i leader. And me and the three people, we explained them what happened and what we're seeing and how everybody's buying the package. And we started to create this excitement and it was all about
who does not know yet what we have as packages. Ok, quindi insieme con i suoi tre leader hanno fatto questa conferenza e hanno spiegato cos'era la loro la visione, cosa avevano fatto, quali erano i vantaggi e dovevano parlare con tutte le persone con cui non avevano ancora parlato. And the next day, these people, everybody started to call their teams, give them the information, and it started to become a real campaign. E il giorno dopo, queste persone hanno iniziato a chiamare tutte le loro persone, è diventata un'onda. And then there were some people that have some more downlines, they called them, and then eventually they told me, Daniel, okay, I called everybody now, I have 6 people in my team, 4 bought the package, perfect, the other 2, they won't buy it, okay, no problem, what can I do next? E quindi molte persone magari mi chiamavano e dicevano, 6 persone nel mio team, 4 hanno comprato il pacchetto, 2 no, cosa devo fare dopo? And I said, now you guys group together and you call all the prospects, all the follow-ups, all the people that are thinking if they should join, you call them, guys, now is the time to join because we have something special. E detto a questo punto di riunirsi in gruppo e chiamare tutti i prospects, le persone che erano ancora indecise per spiegargli che quello era il momento giusto per entrare nel business con quel pacchetto. So in our particular case now you would say, hey, you know about Jeunesse, you know about the products, you know about the opportunity, but here's what you don't know. If you start now and you get in, let's say, with an ambassador kit and a combo envy pack, then you sign up your first 4 or 5 or 6 people and we're gonna go together to a free trip to Croatia in September, but you have to get started now and you have to use the strategy that we're building with. E quello che voi dovete fare con i prospects è dire, ok, sai già di Jeunesse, sai già del piano compensi, quello che non sai è che se parti ora con un ambassador, un kit ambassador e con questo pacchetto combo ad esempio e poi scrivi 5 o 6 persone, partiamo il business alla grande e andiamo tutti in più in Croazia. So do you want to come with us to Croatia, all paid by the company? Quindi vuoi venire con noi in Croazia, tutto pagato dalla compagnia, poi hotel, resort 5 stelle, fighissimo. Yeah, imagine you're not even 90 days in the business and you're ready somewhere in Croatia posting on Facebook, like all your friends are gonna go crazy. Quindi immaginatevi, neanche 90 giorni nel business e vi troverete in Croazia con persone, veramente persone che hanno raggiunto il successo, come Daniel e tanti altri, e posterete su Facebook un resort favolose e le persone che vi conoscono diranno, oh mamma mia, cos'è successo? And it's not only the beauty of the resort or the sun or the beach, it is really who's gonna be there. More strategy, more tips, sitting down, having quality time, it's gonna bring your business to a whole other level. E non è solo il resort di lusso, il mare, il sole, ma è soprattutto la vicinanza con persone di successo che ti faranno training, che condivideranno i loro segreti per avere successo con noi, quindi ci porteranno il nostro business a tutto un altro livello. And I tell you this, normally, just for the mechanics, normally I try to sign up somebody with 1000 CV. That's always my goal. Ok, normalmente proprio per spiegarvi come funziona per me, io cerco sempre di iscrivere una persona con 1000 punti volume. But now what I do is I don't go for the biggest package. Ma quello che faccio in questo caso non vado per il pacchetto più grande da 1000. I tell them normally the best way to get started is always the biggest package, no doubt. Gli dico sempre che normalmente la maniera per partire col piede giusto è col pacchetto più grande, nessun dubbio. But right now, because I want to get you to Croatia, there is a better way. I want you to only take the regular ambassador. Ma in questo momento, solo perché voglio portarti in Croazia per imparare a salire un altro livello, ti dico che è meglio entrare con l'ambassador. And then after you sign up and you buy this, you log in your shop and you add the event combo pack. E dopo che hai preso l'ambassador, entri nel tuo negozio e aggiungi il combo pack, col pack di NV, quello che ti dà i doppi travel points. So you get products you normally wouldn't get? So ricevi prodotti che normalmente non potresti avere. Because they're not part of the getting started packages yet? Perché non fanno parte dei pacchetti iniziali. You get your double travel points multiplier? Prendi doppi travel points, moltiplicatore di travel points a doppio. And you tell all your friends that that's the way how to get in, and like that you are going to qualify and you're going to be there. E dici a tutti i tuoi amici che questa è la maniera giusta per entrare e che ti qualificherai e che sarai là. Okay? So I want you to catch the vision on what this does. This is a whole new opportunity. It is something you can take and you can run with. E voglio capire la visione di questo, di come si fa questo. La visione, voi potete veramente prenderlo, farlo in questa maniera e raggiungere l'obiettivo. Even sometimes you have a lot of people in your team, they're kind of laid back, they don't do really much, and this is a great reason to just restart. E anche se nel vostro team ci sono tante persone che sapete fanno poco oppure fanno veramente niente,
è il momento giusto, è la maniera giusta per ricominciare. And we really wanted to group everybody together that's ready to run, so we call people, we say, hey, we're going to do this special campaign right now with a special WhatsApp group. Everybody that is running for Croatia comes in this group, so once you purchase the package, send me the copy, I'll put you in this group, and we have added training and we have added focus in this group, so we included all the people that purchased the package. E vogliamo, dovete creare un gruppo delle persone che veramente vogliono correre, vogliono fare questo, e quindi si raggruppano per fare le chiamate insieme, hanno una chat apposta, un training speciale solo per le persone che hanno comprato questo pacchetto. Daniel così dice, mandami la prova, il tuo ordine, e ti inserisco in questo gruppo speciale. And I just want you to understand what happens when you do that. Volume just starts growing, 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 exponentially jumping and exploding. E voglio che capiate che quando fate questo, il volume inizia a crescere esponenzialmente ed esplode. Ranks just seem like nothing. People pop up everywhere. It's like hundreds of orders came in. In our case, we signed up more, and that's 4 years ago. The team wasn't as big as now. We signed up more than 1,000 people on those packages. I rank praticamente continuano, saltano fuori sempre nuovi rank, perché era 4 anni fa, allora avevano iscritto più di 1,000 persone su questo, venduto, sorry, sold or enrolled people. Both, so packages sold, but mix. They were existing and new, mixed. Un mix di 1,000 pacchetti fra nuovi distributori e distributori esistenti. And of course, I agree, all the packages that are sold to the team, this is not a volume that will be there again next month. So it's a huge push. I understand that it's not all growing the business, it is also pushing the business. Certo, ovviamente questo qua non è un volume che generi, si genererà ogni mese, però è una spinta enorme a tutto il business. And you definitely can do that all the time. E non potete farlo tutto il tempo. But when there is a very special moment like now, 2 major product launches, a whole new concept, a huge travel promo through the summer, this is the right time to do something like that. Ma quando c'è un momento speciale come questo, ci sono lanciati 2 nuovi prodotti, c'è una promozione, questo è il momento di fare questo. And then what happens is people look at this and they open their mind, they start understanding the power of network marketing, they start seeing what's possible, and once you tasted that, once you experienced that, you want it back and you're going to work extra hard in the future. E quando, perché diciamo che questa spinta è importante? Perché questa spinta genera così tanto volume che le persone aprono la mente, aprono gli occhi sulle potenzialità del network marketing, e quando hanno assaggiato un po' il successo ne vogliono sempre di più. And it does something else, it writes stories, it creates stories. E fa qualcos'altro, crea delle storie. And that's what people want, they want to see success, they want to see people moving through the ranks, they want to see success stories, they want to see emotions. È questo che le persone vogliono. Le persone vogliono vedere storie di successo, persone che salgono di rank, vogliono vedere le emozioni. And that's why this concept is so powerful, and working from the bottom up really puts the fire under the big guys to move, you know? And once it starts going, it's like a wildfire. Esatto, è questo perché è così importante partire dall'ultimo per dare un po' di pepe a chi è sopra, perché veramente diventa un falò. So be a little bit creative, create something. Say this is the special Croatia elite club now, you know? Everybody who wants to run for it, it's an elite group that gets special support in your team. Think about something creative and then spread the information. Pick up the phone and call the people and give them the information, because they don't know. You wouldn't believe it, 90% of people, they just don't know what's happening. Quindi sii creativo, trova delle modalità, crea dei gruppi, dei training speciali. Le persone, vi assicuro che il 90% delle persone non sanno, loro vedono semplicemente il pacchetto col nuovo prodotto, non capiscono che c'è tutto un mondo legato a questo pacchetto unico. So have fun with that. Really take it serious, try to catch the vision and make this the hottest summer Unity Global has ever seen. Quindi divertiti e cogli la visione, capisci la visione e fai di quest'estate la tua estate. All the best and see you in Croatia. Keep rocking. Bye bye. Ciao.